Sì, la cultura è realmente un motore di sviluppo e questo partenariato tra l'università Invitalia e il MAN vuole dire una cosa ben precisa, e cioè che è l'ora di smetterla con le classiche frasi che la bellezza salverà il mondo, ma operativamente noi il mondo lo vogliamo salvare tramite la cultura, ma anche con una serie di finanziamenti continui, non solo per i musei, ma per tutti quei soggetti del terzo settore che intendono cooperare con i musei per la rinascita del quartiere di Napoli e del Mezzogiorno. Sicuramente saranno i progetti della rete Extraman, quindi oltre 25 siti, di tutti quei soggetti che oltre alla rete Extraman appartenenti al terzo settore vogliano produrre, diciamo così, gli stessi progetti, e poi ovviamente noi saremo uno sportello che aiuta proprio i giovani a partorire idee. Quindi il museo per la prima volta nell'ambito dell'autonomia non guarda più ai propri numeri, ma guarda soprattutto alla crescita di chi sta intorno nel quartiere. C'è una sorta di incubatore? Esattamente, un incubatore, e quindi, come dire, i nostri prossimi obiettivi dichiarati nel piano strategico non saranno solo costituiti dai visitatori, ma saranno costituiti anche da quanto riusciamo a far crescere l'economia dei beni culturali intorno a noi.